Claudio Sparacello, siamo nell'antivigilia di una partita molto importante, quella di Macerata, dove il Sutilo arriva sull'onda lunga di due risultati utili e consecutivi. Quanto importante è la partita di Macerata contro una diretta antagonista per evitare i play-out? È fondamentale. Fondamentale perché, come hai detto tu, è una diretta concorrente e quindi dobbiamo fare di tutto per portare a casa i tre punti e tirarci fuori come stiamo facendo dal gruppone sotto di noi. Dicevo, due risultati utili consecutivi dai quali siete reduci, tre nelle ultime quattro partite. Diciamo così, avete intrapreso la strada giusta secondo te? Sì. Secondo me stiamo entrando nel meccanismo giusto e ci stiamo allenando molto, molto duramente, stiamo facendo le cose fatte per bene, quindi dobbiamo cercare di cancellare le prestazioni passate e ripartire da queste due prestazioni buone, perché abbiamo fatto 4 punti in due partite e quindi dobbiamo ripartire da qui. Stai giocando meno rispetto a qualche settimana fa, come stai vivendo personalmente questo momento? Ma un giocatore vorrebbe sempre giocare, quindi però siamo tutti, come ho sempre detto, siamo a disposizione della squadra. Dispiace non giocare perché sarebbe sbagliato dire di no, però siamo sempre a disposizione della squadra, del mister, e dobbiamo darci una mano tutti insieme.